Domani a Campobasso il Ministro Schillaci sarà all'ospedale Cardarelli e poi ad una convention del centrodestra scoppia la polemica mentre Iorio rinnova l'appello, porre fine al commissariamento della sanità. Tangenti e droga in cambio di favori a Pescara, il sindaco Masci non si dimette, domani in una conferenza stampa risponderà alle accuse delle opposizioni. Sittini in tutta Italia per la sanità pubblica, all'Aquila grande manifestazione davanti alla ASL, intanto in Molise l'ASL assuma 15 nuovi medici rianimatori. Dopo l'ennesima aggressione a un agente i sindacati manifestano davanti al carcere di Larino per chiedere più personale, il penitenziario è invivibile. Basto al via il programma di lavori sul litorale in vista dell'inizio della stagione estiva, ai nostri microfoni l'assessore Delisa. Bollette dell'acqua più cari a Isernia dopo il passaggio alla gestione Grimm, il sindaco Castrataro incontra la cittadinanza. Calcio un giovane di Isernia per la panchina del Vasso Girardi, ci sta lavorando la società giallo-blu. Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleregione. Come avete potuto seguire dai titoli, domani mattina il Ministro della Salute Orazio Schillaci sarà a Campobasso, prima al Cardarelli e poi ad una convention del centro-destra. Scoppia la polemica e Gravina attacca Roberti. Seguiamo Pierluigi Boracci. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci sarà domani mattina a Campobasso per incontrare i simpatizzanti del centrodestra e per tirare la volata al candidato presidente Francesco Roberti, una visita che ha generato non poche polemiche nella sua genesi con Roberti che in qualità di presidente della provincia ha fatto partire dai suoi uffici delle PEC con cui si convocavano tutti i sindaci della regione ad un incontro dibattito che si sarebbe dovuto svolgere nella Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. Decisione rituale, inopportuna e rispettosa delle più basilari regole istituzionali, tuona il candidato del centrosinistra Roberto Gravina. Non bisognerebbe mai neanche correre il rischio di mescolare istituzioni e propaganda, aggiunge il sindaco di Campobasso, perché è alquanto irrispettoso per le stesse istituzioni che si rappresentano. Irrispettoso nei confronti dei cittadini ai quali quelle istituzioni devono chiarezza e serietà in ogni occasione e nel caso specifico irrispettoso nei confronti dei sindaci che non possono né devono dover incontrare un ministro della salute di nomina politica a pochi giorni da una tornata elettorale e in un luogo istituzionale, quindi inviolabile. Misunderstanding che ha costretto il centrodestra e Roberti a fare marcia indietro: nessun vertice con i sindaci, ma solo un incontro elettorale, anche se non escluso, che il ministro scelga di visitare il Cardarelli di Campobasso per toccare con mano le difficoltà di una sanità pubblica in grande affanno. E Michele Iorio, ex governatore del Molise ed ex commissario alla sanità, ha scritto una lettera al ministro Schillaci. Mai come in questo periodo, la sua presenza in Molise rappresenta un segnale di speranza per i cittadini che vivono quotidianamente eh, la, sulla propria pelle lo stato disastroso in cui versa la sanità molisana. Il settore, afferma Iorio, è commissariato da 14 anni e il commissariamento non ha risolto il rientro dal disavanzo, ma ha di fatto peggiorato l'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario regionale. È necessario, secondo Iorio, lavorare con urgenza alla fine del commissariamento e riorganizzare la rete ospedaliera tenendo conto delle reali esigenze sanitarie della popolazione. Esposiamoci all'Aquila, dove si è tenuta una manifestazione pubblica di protesta davanti alla direzione della ASL 1. La sanità pubblica va difesa. I particolari in questo servizio di Sabrina Giangrande. Si è svolta all'Aquila davanti alla direzione dell'azienda sanitaria locale numero 1 la manifestazione La Sanità Pubblica si difende. Abbiamo raccolto alcune dichiarazioni dei promotori delle iniziative e di alcuni rappresentanti della regione Abruzzo e del comune dell'Aquila. C'è bisogno di risorse finanziarie, di investimenti in personale e tecnologia e c'è bisogno di una programmazione coerente con i fabbisogni sanitari, cosa che fino ad oggi non è avvenuto. Noi oggi abbiamo manifestato fuori la direzione generale dell'ASL. Abbiamo chiesto in questo momento anche un incontro con la direzione strategica, appunto per provare a a costruire soluzioni ai problemi che abbiamo sollevato in piattaforma per la manifestazione di oggi, ma su non c'è nessuno. La battaglia che portiamo avanti da tanto troppo tempo, eh, che ha visto i sindacati, parti politiche dell'opposizione unite contro questo atteggiamento eh, di disinteresse rispetto a un problema che affligge soprattutto le aree interne dell'Abruzzo in particolar modo la provincia dell'Aquila. Un silenzio assordante oramai dei vertici politici della regione Abruzzo e anche della direzione generale, un sbilanciamento sproporzionato delle risorse sulle aree costiere rispetto alle aree interne, è che è arrivato il momento di dire basta. Simona Giannangeli, consigliera comunale, ci troviamo davanti la sede della ASL dell'Aquila. Manifestazione fondamentale, importantissima, ringrazio la CGL e tutte le associazioni che l'hanno fatto promossa perché questo è un territorio malato, ammalato del fatto che sia stato privato di ogni forma di diritto alla cura. L'ospedale, la medicina territoriale sono eh, realtà completamente svuotate. In questa città non si ha più il diritto a poter essere curati, non si sostituiscono i medici dei nuclei eh, di cura primaria, si vuole realizzare un ospedale di comunità all'interno dello stesso ospedale in piena violazione del dettato normale risulta che oggi il manager ASL Romano abbia lasciato la sua sede ancora una volta a manifestare il fatto che è completamente disinteressato dello stato di salute di questi cittadini. Ancora di più il sindaco di questa città, primo responsabile della salute di tutte e tutti noi, ancora una volta assente. 15 medici specializzanti prenderanno servizio nelle parti di anestesia e rianimazione degli ospedali molisani. Sono tutti specializzanti che hanno partecipato alla procedura concorsuale dell'azienda sanitaria regionale per l'assunzione a tempo indeterminato. L'ASREM cercava 19 dottori, ma dei 26 candidati ammessi alle prove solo 15 vi hanno partecipato. Una soluzione che consentirà per il momento di tamponare la carenza di medici nei presidi sanitari regionali. Salviamo la sanità pubblica anche in Molise, così come in altre 34 città eh, da nord a sud d'Italia. Il sit-in di protesta, circa 6 milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure particolari in questo servizio di Alessandro Adamo. Manifestazioni in diverse città italiane a difesa della sanità pubblica, l'appello anche del presidente dell'Ordine dei Medici di Campobasso Pino De Gregorio. Lunghe liste di attesa, chiusure di reparti, riduzione di posti letto organici ridotti all'osso, sono questi alcuni dei problemi che costringono migliaia e migliaia di persone a rivolgersi ai privati, mentre chi non può permetterselo, circa 6 milioni di italiani è già oggi costretto a rinunciare alle cure. Siamo qui anche sotto questo tempo che esprime molto bene lo del sistema sanitario regionale, sistema sanitario che funziona abbastanza a rilento, a rilento perché per le risorse che generalmente che non ci danno come regione, ma soprattutto per l'organizzazione che non ha consentito di sviluppare quelle strutture che adesso sarebbero state utili. In sostanza un miglioramento dei pronto soccorso, assunzioni di personale per far funzionare meglio i servizi esistenti, perché quello è il problema. Questo si riflette ovviamente con le difficoltà dei cittadini che si trovano ad affrontare le lunghe file di attesa quando hanno bisogno del pronto soccorso. Ma perché? perché non trovano a livello territoriale una risposta sufficiente sempre per mancanza organizzativa e di personale. Naturalmente è lo stesso problema sono le liste d'attesa per tutte le varie prestazioni. Come si può risolvere questo problema? Cambiando essenzialmente paradigma, noi speriamo che i prossimi decisori politici che avremo in Regione possano rimediare a tutto questo. Una manifestazione comune con Anao, Assomed, Associazione dei cittadini e pazienti. Il Servizio Sanitario Nazionale è una struttura di coesione sociale fondata su tre diritti fondamentali: l'uguaglianza, l'universalità e l'equità. Oggi sono stati traditi. Quindi noi siamo qui perché vogliamo che il sistema sanitario nazionale venga difeso dal governo e soprattutto che ci metta le risorse. Questo lo vediamo con le lunghe liste d'attesa, con la mancanza di personale, l'esodo dei medici dalla struttura pubblica. Non mi dimetto, il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Rompe il silenzio e domani mattina atterrà alle ore 11 una conferenza stampa a distanza di quattro giorni dagli arresti eseguiti nell'ambito dell'inchiesta sul giro di tangenti e cocaina. Manette è finito anche il dirigente del settore lavori pubblici del comune Pescarese. Nei giorni scorsi Masci non era in città avendo partecipato a una missione istituzionale in Israele, mentre ieri era ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano. Intanto l'opposizione ha chiesto un consiglio comunale straordinario, il Partito Democratico in una lettera ha posto al sindaco una lista di 14 domande per chiarire la soluzione. Infine il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha ringraziato la magistratura, la procura e le forze dell'ordine. Grazie a loro conosciamo un sistema raccapricciante che danneggiava la cosa pubblica. E intanto i legali degli indagati chiedono misure meno afflittive. Emergono inoltre dettagli sui continui incontri tra l'imprenditore Edile de Leonibus e il dirigente dei lavori pubblici Trisi, Valentina Cerlante. È attesa nelle prossime ore la decisione del GIP circa le misure per i quattro arrestati nell'ambito dell'operazione La tana delle tigri, condotta all'alba del 12 giugno dalla Guardia di Finanza di Pescara. Bocche cucite nel corso degli interrogatori di garanzia per i due principali indagati, l'imprenditore edile Vincenzo delle Leonibus, difeso da Sergio Della Rocca e Augusto Lamorgia, e l'ormai ex dirigente dei lavori pubblici del Comune di Pescara Fabrizio Trisi, assistito dall'avvocato Marco Spagnuolo. Dall'indagine del Fiamme Gialle emerge che l'architetto, una specie di dominus del comune, aveva costruito un vero e proprio sistema in cui sono finiti anche altri funzionari dell'ente. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali dei finanzieri, coordinati dal comandante provinciale Antonio Caputo, vengono fuori contatti continui tra Trisi e delle Onibus in merito ad alcune importanti gare d'appalto finanziate dal PNRR. Per la manutenzione stradale, in particolare per la riqualificazione di via Andrea. A Doria e per la realizzazione del collegamento tra l'asse attrezzato e la statale 714. Deleonibus, che ha formalizzato le dimissioni da amministratore delegato della società di costruzioni che porta il suo nome, secondo l'accusa forniva denaro e droga durante i frequenti incontri con Trisi. Riunioni in cui, tra una partita a carte e un'altra, si parlava proprio delle gare d'appalto. Come si legge nell'ordinanza del GIP Fabrizio Cingolani, Deleonibus e il professionista si incontravano più volte, ma l'imprenditore ha l'accortezza di disattivare. Il geolocalizzatore e spegnere lo smartphone. A proposito della droga, Pino Mauro Marca Aurelio, assistito dal legale Gianluigi Amoroso, uno dei due presunti spacciatori rinchiuso in carcere, avrebbe ammesso di aver ceduto cocaina al dirigente ma a titolo di amicizia, mentre l'altro presunto pusher, Vincenzo Ciarelli, difeso dall'avvocato Roberto Serino, ha negato ogni addebito. Rocambolesco, incidente stradale questo pomeriggio a Campobasso. Anche un'auto della polizia municipale, come vedete da queste immagini, è rimasta coinvolta nel sinistro che si è verificato in via Scardocchia. La macchina dei vigili urbani è stata tamponata da un'altra vettura che ha invaso la corsia opposta, probabilmente per un sorpasso azzardato. Le persone a bordo sono rimaste ferite ed è stato dunque necessario l'intervento dell'ambulanza del 118, sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi che consentiranno di ricostruire l'incidente. Roberto Gravina non ha saputo guidare la città di Campobasso ed ora vuole governare la regione. Nuovo affondo di Emilio Izzo, candidato presidente del movimento Io non voto, i soliti noti che questa mattina ha fatto tappa nei luoghi simbolo e abbandonati del capoluogo di regione. Seguiamo Stefania Potente. La Biblioteca Albino, la Cattedrale e il Castello Monforte, tre luoghi simbolo della città di Campobasso attualmente chiusi e, nel caso della struttura di Via D'Amato, abbandonata all'incuria e al degrado. Sono le tre tappe dell'iniziativa che ha visto protagonista Emilio Izzo, il candidato presidente del movimento Io Non Voto i Soliti Noti, che ha scelto di soffermarsi davanti a questi edifici emblematici per denunciare l'incapacità ad amministrare del suo principale competitor politico Roberto Gravina, aspirante governatore del Centro. Centrosinistra e sindaco di Campobasso. C'è cioè il sindaco di Campobasso. In quattro anni è stato da voi menzionato dai media 50 volte, 40 volte perché ci pioveva il cimitero e 10 volte per il congetto del corpus domini. Non può essere questa una buona amministrazione pubblica. La biblioteca Albino, prima tappa della passeggiata che si è svolta sotto la pioggia, è chiusa da otto anni dopo il ridimensionamento delle province con la riforma del Rio. L'ente di via Roma non aveva più soldi per mantenerla e quindi, per consentirne la sopravvivenza, era stato firmato un protocollo tra Regione e Ministro. Mistero per garantirne una celere riapertura. Protocollo rimasto però sulla carta. Siamo davanti a uno straordinario luogo di cultura, talmente straordinario che è chiuso ormai da anni. Già 3-4 anni fa la direzione regionale dei beni culturali disse... Stiamo per aprire, io c'ero quel giorno, c'eravate anche voi, non è successo niente. Emilio Izzo non è convinto nemmeno del progetto di ristrutturazione e riqualificazione del Castello Monforte. Ma qualcuno ha mai risolto il problema delle antenne che ci sono su quel castello? Quello non è l'emblema di una città, non è l'emblema della cultura, è l'emblema di emittenze eh, private. Ci candidiamo ad essere rappresentanti della cosa pubblica e non della cosa privata. Il Molise non ha né un piano di sviluppo né un piano agricolo, ma questo settore va tutelato perché conta 27.000 imprese e 7.000 addetti diretti. Così Donato Campolieto, candidato alle regionali con la lista Alleanza Verdi Sinistra. In una regione che potrebbe farne un comparto trainante, l'agricoltura fatica a trovare uno sbocco di sviluppo e rilancio, tanto da aver perso tutte le filiere, la bieticolo saccarifera, la vicola e quella dell'ortofrutta, e da non riuscire a valorizzare come si deve alcuni prodotti unici per proprietà nutrizionali ed organolettiche, il caciocavallo dell'Alto Molise, il pomodoro di Montagano e la tintiglia temi su cui accende un faro donato Campolieti, 53 anni, ex direttore della Confederazione Italiana Agricoltori e candidato con la lista Alleanza Verdi e Sinistra Alternativa Progressista che ha aperto la sua sede in via Monsignor Bologna 14 a Campobasso. Tutti dicono che il Molise è rurale ed è una grandissima verità. Noi dobbiamo ripartire dalle cose che abbiamo e sicuramente l'agricoltura ce l'abbiamo ma la dobbiamo rafforzare e valorizzare dando gli strumenti ovviamente a gli imprenditori agricoli sia in termini di operatività ma anche obiettivi di redditività. Per aiutare le imprese agricole oltre a contrastare la fauna selvatica con la caccia di selezione e strumenti quali l'autocattura, per campolieti è necessario creare contratti di filiera e favorire l'accesso al credito tramite Fimolise, oltre a snellire le procedure burocratiche. Il comparto agricolo infatti ha numeri rilevanti paragonabili a quelli di grosse industrie come la Stellantis. 7000 aziende iscritte all'IMS quindi tre volte qualche grossa azienda multinazionale, ma soprattutto ha una valenza anche in termini di rappresentanza nella Casa delle Imprese, la Camera di Commercio del Molise, il 27% delle imprese iscritte sono agricole. Nella puntata di domani sera del nostro talk politico di approfondimento conto alla rovescia in onda alle ore 21 fare i puntati sulle prossime elezioni regionali del Molise. Nella prima parte sarà presente il candidato presidente per il centro-sinistra Roberto Gravina. Nella seconda parte saranno presenti Teresio Di Pietro per l'Udc, Salvatore Collagio per i Popolari Domenica Esposito per Forza Italia e Daniele Saia per per Molise Democratico e Socialista. Appuntamento dunque a domani sera alle ore 21 su questa rete. E dopo la rivolta dei detenuti, culminate con l'aggressione ad un agente penitenziario, a Larino manifestano i sindacati, chiesti più agenti penitenziari e personale sanitario per i reclusi. Seguiamo ancora Stefania Podente. Nel giorno in cui alla Camera dei Deputati il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, torna a denunciare il sovraffollamento delle carceri, davanti all'istituto penitenziario di Larino i sindacati manifestano per chiedere un potenziamento dell'organico. Un poliziotto penitenziario è stato aggredito alcuni giorni fa quando in carcere i detenuti hanno protestato perché uno di loro si era sentito male e non c'erano medici. Sono stati momenti di alta tensione scemata solo con l'intervento del direttore dell'istituto e del magistrato di sorveglianza. Tra i problemi del carcere frentano c'è anche la carenza del personale sanitario. Queste le richieste dei sindacati. Vogliamo il comandante di reparto voglia, fisso, quindi assegnato presso la casa circondaria di Larino, vogliamo la presenza del direttore come previsto in tutti gli istituti penitenziari dell'Italia, fisso sei giorni su sette e, e vogliamo che il L'ASREM assegni il personale medico una postazione H24, un presidio medico H24, non 6 ore al giorno, perché i detenuti non sono persone comuni. Quindi hanno. Uh, esigenze uh, dei psichiatri pischia uh, hanno esigenze uh, sanitarie. Anche la direttrice Antonella De Paola ha ammesso le difficoltà e questa mattina ha partecipato al presidio. Allora, sicuramente garantire il mandato costituzionale previsto dall'articolo 27 della Costituzione che prevede che noi come operatori penitenziari dobbiamo tendere alla rieducazione del condannato in questo momento nel carcere di Larino è molto difficile. Devo sicuramente correggere una cattiva informazione su questo argomento perché le attività trattamentali non sono mai cessate all'interno dell'Istituto di Larino, anzi la direzione in collaborazione anche con l'area educativa sicuramente sta programmando altre numerose attività che verranno eh, diciamo, messe in atto nel futuro. Indagine della Banca d'Italia sull'economia abruzzese frenata dalla guerra e dai rincari energetici, mentre uno studio di confartigianato certifica ai giovani non sono offerte le migliori condizioni per lavorare e fare impresa. Rallenta la crescita in Abruzzo, come nel resto del Paese nel 2022, dopo la marcata ripresa del 2021. E' quanto emerge dall'indagine della Banca d'Italia su un campione di imprese industriali in Abruzzo, che ha rilevato nel 2022 un indebolimento delle vendite a prezzi costanti, in particolare per le piccole imprese e per quelle orientate prevalentemente al mercato interno. Si sono poi registrati aumenti di prezzo, diffusamente praticati per far fronte ai rincari energetici e a seguito del conflitto in Ucraina. Mentre sempre a casa della guerra, le tensioni lungo le catene globali di approvvigionamento hanno determinato rallentamenti produttivi nel principale comparto dell'industria manifatturiera regionale, ovvero l'automotive. L'indagine della Banca d'Italia fa il paio con lo studio del Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila, secondo cui l'Abruzzo non offre ai giovani le condizioni migliori per lavorare e fare impresa. Nella classifica generale, l'Abruzzo si posiziona al tredicesimo posto. A pesare sul dato abruzzese sono soprattutto la bassa diffusione dei contratti stabili offerti ad under 30, la bassa diffusione dell'apprendistato, il saldo migratorio verso altre regioni di giovani di età compresa tra i 25 e i 39 anni e la dinamica negativa dei prossimi 40 anni della popolazione tra i 24 e i 25 anni. Importanti prospettive per la FIS, una delle aziende del nucleo industriale di Termoli, grazie a 30 milioni erogati dal Ministero delle Imprese. Incertezza invece sul futuro della VIBAC dove sono previsti circa 100 esuberi. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy erogherà quasi 30 milioni di euro per la Fis, la fabbrica italiana Sintetici SPA che produce per conto delle principali aziende farmaceutiche biotecnologiche internazionali prodotti con principi attivi come tranquillanti, ansiolitici, antibatterici e prodotti per il mercato veterinario. Uno stabilimento è presente anche a Termoli dove l'investimento ministeriale potrebbe favorire nuovi posti di lavoro, complessivamente tra le sedi molisane e quelle Venete sono stimate 146 nuove assunzioni, come sottolineano i parlamentari molisani di Fratelli d'Italia, il senatore Costanzo della Porta e l'onorevole Elisabetta Lancellotta, che hanno evidenziato la loro soddisfazione dopo la firma dell'accordo di sviluppo volto a sostenere gli investimenti programmati dalla società. L'investimento dell'azienda e il contributo del ministero consentiranno all'azienda di avere un impatto positivo sul territorio dal punto di vista occupazionale, chiariscono i parlamentari. La dimostrazione è questa che il governo Meloni sta lavorando per l'economia del nostro paese. Se dunque le prospettive sono ottime alla FIS e se alla ITT solo pochi giorni fa è stata posta la prima pietra per il nuovo cantiere propedeutico all'ampliamento dello stabilimento, non si può dire lo stesso per la VIBAC. Dall'incontro tra. Uh, I referenti regionali e i referenti aziendali è emerso nel, nell'appuntamento che hanno avuto la settimana scorsa al Ministero del Lavoro, ulteriori 12 mesi di cassa integrazione straordinaria. Previsti 106 esuberi, e l'ultimo incontro in regione non ha chiarito i dubbi sul piano di efficientamento energetico previsto dalla società. Denotiamo a questo punto un forte passo indietro dell'azienda, questo ci, fa, ci provoca un grandissimo rammarico. La CGL ha presentato la campagna di mobilitazione della manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 24 giugno. I temi? Difesa della Costituzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. All'interno della sede regionale della CGL Molise di Campobasso la presentazione della campagna e della manifestazione nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. E in un momento in cui sono in crisi tutte le organizzazioni di rappresentanza, compresa la CGL, abbiamo pensato di rilanciare una grossa mobilitazione sociale, più di 70 le associazioni hanno già aderito alla manifestazione di Roma del 24 giugno, è una mobilitazione che si concluderà il 30 settembre con un'altra nuova manifestazione. Il diritto alla cura, alla salute, all'istruzione, ad un lavoro sicuro, i primi argomenti della manifestazione. Il 30 il 3 settembre continueremo la nostra azione di proposta, la nostra azione di ascolto facendo una grande di nuovo manifestazione su quelli che sono i temi costituzionali. Siamo nettamente contrari alla proposta di autonomia differenziata e alla proposta di riforma costituzionale che inizia a parlare di presidenzialismo o di semipresidenzialismo. Incontro pubblico a Isenia sulla Grim, la nuova società. Per la gestione delle risorse idriche. Le bollette hanno subito un aumento, ha dichiarato il sindaco Castrataro, ma restano tra le più basse d'Italia. Di Era presente per noi Nicola De Santis. Le questioni, diciamo, corrette per quanto riguarda la A Palazzo San Francesco è incontro pubblico voluto dal sindaco di Sernia, Piero Castrataro per discutere del nuovo gestore del servizio idrico. Il primo cittadino ha confermato le difficoltà in fase di rodaggio annunciando peraltro un incremento della tariffa del 20% circa per nucleo familiare a causa dell'incremento del costo dell'energia elettrica. Ugualmente però ha dichiarato Castrataro la bolletta dell'acqua di Sernia resta tra le più basse d'Italia. È chiaro che nel momento in cui c'è stato il trasferimento di dati dal vecchio gestore dalla banca dati del comune alla banca dati Grim, come tra l'altro è scritto anche sulle stesse bollette è possibile eh, che ci sia stato qualche problema, eh, qualche utente mi ha detto del fatto del, delle seconde case e quindi che, dove la bolletta non è intestata eh, diciamo, all'affittuario e, e questo problema però si risolve tranquillamente d'ufficio. Eh, è un momento di rodaggio, però nel giro di, ecco, di poco tempo le cose eh, andranno come devono andare, cioè nel verso giusto. Presente all'incontro anche Tiziano Di Clemente in rappresentanza del Partito Comunista dei Lavoratori il quale tra le varie criticità ha rilevato anche la mancanza di attenzione del nuovo gestore Grimm per le persone in difficoltà economica. Il primo punto eh, riguarda gli indennizi economici, che sono i conguagli a credito che eh, devono essere trasmessi dal comune di Sernia alla Grimm per riportarli eh, sulle bollette. Quindi questo eh, contribuisce a mh, ha un impatto diciamo, positivo perché diminuisce il costo di queste nuove bollette. L'altro punto è che manca la perequazione in base al nucleo familiare. Più aumenta il nucleo familiare, meno si paga a parità di consumo. Poi ci sono altre criticità: perché eh, in pratica, per quanto riguarda la questione della trasparenza, eh, bisogna andare a individuare eh, qual è la tariffa che si applica. In quanto nel 2022, il regime giuridico del, dell'epoca prevedeva che, che era il comune a doverle stabilire, non. L'ente subentrante. Tra l'altro è un pasticcio perché non si può dimezzare l'anno eh, da, da gennaio a giugno e da giugno a dicembre. Quindi la, la tariffa comunale che era inferiore deve trovare applicazione, quindi le bollette vanno rifatte anche per questo. Poi ci sono altre criticità che eh, valuteremo in corso d'opera man mano che finiremo lo studio degli atti. In vista della stagione estiva l'amministrazione comunale di Vasto ha programmato diversi eh, lavori, soprattutto nella zona del litorale, ne abbiamo parlato, con l'assessore alla pianificazione urbanistica Alessandro De Lisa. In vista della stagione estiva, Assessore, sono stati effettuati tanti lavori soprattutto sulla, sulla spiaggia, della zona della renile. Sì, eh, vabbè, come sappiamo tutti, Vasto è una città turistica, una città che praticamente ospita nel periodo estivo arriva a triplicare quasi il numero degli abitanti e quindi è una città ricettiva. Abbiamo fatto gli interventi sulla zona della Bagnante, abbiamo rifatto completamente il nuovo parcheggio come si arriva dal lato nord, sistemando sia la parte diciamo, strutturale del fondo più la nuova segnaletica. Stiamo facendo la manutenzione sulla piazza principale della Vasto. Marina Piazza Rodi dove abbiamo praticamente rifatto le panchine, l'arredo con le palme, stiamo rifacendo la pavimentazione e stiamo facendo la manutenzione per quanto riguarda diciamo tutta la, la parte del, delle manutenzioni del verde per permettere praticamente di usufruire meglio della città e soprattutto dare la possibilità al turista di poter godere delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche che abbiamo su vasto. L'unico problema che adesso un po' di preoccupazione è questo lupo insomma che a che punto siamo con le ricerche e soprattutto con la risoluzione del problema? Sì, per quanto riguarda il lupo c'è eh, una task force organizzata perché sappiamo che le competenze sono dell'ISPRA, quindi del Ministero, della Regione. Domani pomeriggio c'è una riunione specifica alle 15 dove ci sono i forestali, c'è l'ASL e c'è praticamente la Regione che mh, stanno cercando di trovare il modo di catturare l'animale. Sappiamo tutti che essendo un animale selvatico eh, c'è tutta una normativa specifica anche se il sindaco in qualità di autorità sulla sicurezza, ha fatto eh, un'ordinanza specifica sulla cattura. Devo dire che l'altro venerdì, io mi trovavo proprio sulla Battigia ho avuto modo proprio di incontrare questo animale selvatico. E poi, alla nostra vista, ha cercato a, di seguire la sua strada. Insomma, si è spaventato ed è fuggito. Non è stato aggressivo nei nostri confronti, adesso ha avuto quel comportamento. È un animale solitario, sicuramente di natura selvatica, e dalle impronte che hanno rilevato, sembrerebbe per come la forma e per il peso e per la tipologia sembrerebbe un tendente a un lupo, però adesso questo va verificato solo catturandolo. Speriamo che questo avvenga eh, al più breve tempo possibile. I cittadini sanno che comunque l'istituzione e l'amministrazione sta lavorando al problema. Per andare incontro alle esigenze delle famiglie e garantire eh, l'accesso ai centri estivi eh, alla più ampla, ampia platea di... Utenti, il Comune di Teramo ha confermato anche per il 2023 il progetto L'Estate in Città. Progetto che è stato approvato ieri dalla Giunta Municipale e che prevede l'erogazione di contributi a rimborso direttamente ai nuclei familiari residenti nel Comune di Teramo per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa nel periodo ricompreso dal 1 luglio al 15 settembre. Il tartufo è senza dubbio una ricchezza del Molise, uno splendido esemplare di scorzone del peso di quasi un chilo. Eh, è stato trovato in provincia di Sernia da Camillo di Perna e dal suo fidatissimo Artù, la cotto. Romagnolo di quasi due anni, un ritrovamento di quelli che entrano nella storia e che molto spesso il territorio iserniano nasconde fino a quando la tenacia dell'uomo e il fiuto del, di un abile cane non entrano in gioco. Un'emozione unica ha raccontato Camillo Di Perna. Sono felice perché è la dimostrazione che il Molise c'è, che la provincia di Isernia c'è ed è giusto che il nostro territorio venga valorizzato anche sotto questo punto di vista. La pioggia torrenziale ha costretto ieri sera i nomadi ad arrendersi dopo un'ora di concerto. Ugualmente, per gli oltre mille spettatori sono parsi in visibilio per la musica proposta dalla storica band Nicola De Santis. I brani in scaletta erano 30. Dopo un'ora però i nomadi sono stati costretti ad arrendersi alla pioggia torrenziale che ha colpito Esernia. Gli oltre mille spettatori dell'ancellotta però hanno ugualmente apprezzato lo spettacolo sottolineando con un fragoroso applauso fino anche l'uscita di scena. I nomadi hanno abdicato per la pioggia e non si poteva fare diversamente visto che ormai anche gli strumenti utilizzati per il concerto erano completamente bagnati. Nei 60 minuti di concerto la storica band italiana che ha di recente tagliato il traguardo dei 60 anni di attività ha proposto i brani più noti al grande pubblico, miscelati con le canzoni del nuovo album che si intitola Cartoline da qui. Il concerto è stato organizzato dalla Croce Rossa di Sernia. L'incasso andrà in beneficenza. Siamo arrivati a 60 non mettiamo limiti alla provvidenza, no? Visto che Beh, penso che sia un bel traguardo, un gruppo con tante trasformazioni che ha avuto, insomma, non è facile, ecco, però ho sempre dei ragazzi con me che sono dei tesori, li tengo ben stretti, eh, perché poi, insomma, con Iuri che è arrivato con, per ultimo, che sono già 7-8 anni, insomma, non è roba da poco, ed è una grande soddisfazione, e gli ho detto Iuri portami fino alla fine, che spero che sia lontana. Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani in Abruzzo e Molise. Previsioni del tempo per venerdì 16 giugno. In Abruzzo tempo stabile ed assolato ovunque, venti moderati mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature: l'Aquila 12, la minima 24, la massima. Pescara 19, 24. Chieti 16, 24. Teramo 14, 23 gradi. In Molise è un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo un tempo stabile dal solato ovunque, venti moderati ma rimosso. Diamo uno sguardo alle temperature, campo basso 12 la minima, 23 la massima, isernia 14-23, Termoli 20-24, Venafro 14-25C. Bene, da domani quindi dovremo avere giornate di sole per almeno dieci giorni. Speriamo in bene che il tempo, il bel tempo, ormai lo faccia da padrone. Termina qui questa edizione del nostro TG. Vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione. Ed ora, linea allo sport. Bentrovati a tutti voi con la pagina sportiva di Teleregione, in apertura parliamo di calcio di serie D e dei movimenti in seno al vasto girar di calcio, un giovane isernino potrebbe eh, finire sulla panchina della squadra alto molisana, questi alcuni elementi dell'identikit ma sentiamolo meglio nel servizio. Sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Giglio c'è anche il nome di un giovanissimo allenatore di Isernia che sarebbe all'esordio in Serie D. La notizia è più che fondata e anzi sarebbe al centro di un fitto colloquio tra i dirigenti, tra favorevoli e contrari. Il nome dell'interessato lo faremo solo più avanti. Per ora ci limitiamo a dire che è un giovane mister Isernino e che ha allenato con profitto in diverse piazze, ottenendo sempre risultati lusinghieri. Un giochino pieno di entusiasmo che sposerebbe la causa giallo-blu senza tentennamenti certo è una scommessa e anche di quelle forti ma al presidente Andrea di Lucente piacciono le scelte che vanno in controtendenza con il sentire comune e il più delle volte queste scelte sono state azzeccate e premiate dai risultati ottenuti sul campo del resto basta guardare cosa è successo con Tommaso Coletti per capire che più che il curriculum contano le idee e la voglia di fare l'alternativa al giovane Isernino è un mister boianese d'adozione che la categoria la conosce molto bene avendola frequentata da allenatore e soprattutto da calciatore. Insomma l'idea di base di, di Lucente e soci è quella di affidarsi ad un allenatore molisano ma non è l'unica soluzione possibile e sì perché sul tavolo ci sono anche le proposte del DS Giglio che vedrebbe di buon grado sulla panchina giallo un suo uomo di fiducia o comunque un tecnico che graviti nella sua. Sua sfera tecnica. L'ultima parola è di competenza di dilucente. Toccherà al vulcanico presidente scegliere il successore di Coletti. Storica puntata, quella andata in onda stasera di Zona Sport con Franco Presutti. Si è parlato dell'epoca d'oro del calcio e anche del basket Campobassani con immagini storiche e graditi ospiti. Nel salotto di Teleregione gli ex calciatori Alberto Medeot, Luigi Ciarlantini e Carmelo Parpiglia e gli ex cestisti Alfio Romito e Michele Cefaratti, tutti intervistati da Francesco Presutti. In insieme a lui anche altri eh, protagonisti del mondo del calcio e della pallacanestro: Giuseppe Mastropaolo, ex dirigente rossoblù, e Michele Falcione, presidente regionale dell'Asmes. È tutto per la pagina sportiva che vi invito a rivedere online attraverso il nostro sito teleregione tv.it. Ma seguiteci anche attraverso i nostri canali social: Instagram, Facebook e anche YouTube. Grazie di essere stati stati in nostra compagnia. Buon proseguimento con Teleregione, arrivederci.